Sopralluogo oggi dell'assessore Sartori alla stazione ferroviaria di Sanremo. Assessore, com'è questa stazione? Si è parlato un po' nei giorni scorsi dei problemi annosi relativi allo scalo ferroviario. Sì, in effetti questi problemi ci sono, non sono irreali, ma purtroppo esistono e in alcuni casi c'è una volontà naturalmente di monitorare con costanza il problema per esempio dei tapis roulant, però mi si dice che insomma, sono problematiche che si trascinano da tanti tanti anni e quindi io credo che sia necessario insomma, accelerare i tempi per la sostituzione di questo materiale che evidentemente fin dall'inizio ha dato dei problemi che non si possono risolvere se non appunto cambiando completamente questi tapis roulant. Poi devo dire abbiamo fatto anche un sopralluogo al parcheggio comunale e anche lì l'ho trovato in condizioni direi fatiscenti perché insomma oltre a una sporcizia e quindi una cattiva manutenzione vi è il problema che due piani sono inagibili, credo dando anche un danno economico al comune stesso, quindi bisognerebbe trovare una soluzione insomma, per risolvere anche questa di situazione, magari con una convenzione che si potrebbe studiare anche con Regione Liguria. Insomma, c'è ancora molto da fare, non dimenticando che poi Sanremo è insomma, una delle città iconiche della nostra Liguria, quindi ci deve essere un'attenzione diversa, insomma, su queste cose, perché è il biglietto da visita per tanti turisti che arrivano da tutte le parti d'Europa e quindi è un peccato che si rovini l'immagine della nostra regione magari con queste situazioni. Innanzitutto il primo dato che l'ho vista molto popolata, quindi le persone che salgono e scendono dai treni, questo è un ottimo indicatore per Sanremo, perché naturalmente la maggior parte sono a quest'ora qua, sono turisti, quindi questo bene. Abbiamo visto la situazione, la visita della stazione, che noi conosciamo bene. Chiaramente i tapis roulant sono soggetti a manutenzione periodica ma anche continua. L'impegno che è stato chiesto è quello di avere un costante monitoraggio affinché non si lasciano quando si fermano fermi per più giorni, perché è una cartolina da visita troppo importante per il territorio. Poi ho parlato con il professor Sartori della importanza che ha per Sanremo il portare a termine il parcheggio interrato, che oggi è disponibile solo un piano, è stato svuotato dall'acqua allo scavo, quindi questo è molto positivo. Penso che si debba riannodare il discorso con Comune e RFI affinché si arrivi a quella convenzione che permetta di far finire il parcheggio e rendere disponibili tutti e tre i piani per la stazione, ma non solo, visto che comunque è un parcheggio centrale.